Il parziale di Firenze, le squadre sono andate a riposo con la Fiorentina in vantaggio per 2-0 grazie alla rete di Messassini al 27esimo sul rigore da Passarella e al 45esimo da Berti. A Firenze il cielo è striato d'azzurro come da contratto, l'autunno è un'ipotesi e quasi nessuno parla del matrimonio di Pippo Baudo. Il terreno è perfettamente agibile, la ventilazione è inapprezzabile, gli spalti gremiti al limite della capienza, la direzione arbitrale affidata a Pieri che si avvale della collaborazione di Guardaline, Saura e Tarantola. Veniamo alla cronaca, al secondo minuto splendido spunto sulla destra di Berti che il giovane tornante viola concludeva con un ottimo cross che però Massaro non riusciva a sfruttare. Parato da Galli al quarto, un destro dalla misura di Cucchi e sull'esterno della rete un minuto dopo un colpo di testa di Rummenigge su spiavente di Colovati. Con una girata ravvicinata ma debole, Rummenigge impegnava ancora Galli all'11esimo, mentre al 14esimo un cross di Fanna veniva respinto dall'esterno del palo alla sinistra di Galli, che comunque era piazzatissimo. Al lato, al 21esimo, un destro da fuori di Massaro sugli sviluppi di una punizione di Passarella. Proprio Massaro al 27esimo occasionava il rigore destinato a promuovere il vantaggio della Fiorentina. Il tornante viola scattava deciso in area interista sull'abrivo di un ottimo 1-2 con Monelli e veniva affrontato fallosamente da Zenga in uscita, inducendo Pieri a decretare il rigore. Le proteste nerazzurre non avevano altro risultato che quello di provocare l'ammonizione di Altobelli. Batteva Passarella trasformando con un sinistro a pelo d'erba che si insaccava nell'angolo alla sinistra di Zenga. Il gioco si incattiviva un po' e venivano ammoniti anche Gentile e Ferri. I tentativi offensivi dell'Inter non riuscivano a prendere quota. Al 38esimo un cross di Bergomi veniva controllato da Passarella con l'aiuto di un braccio, ma data la posizione assai ravvicinata del difensore rispetto al punto di battuta, Pieri optava per la involontarietà e proprio allo scadere in pieno forcing interista la Fiorentina faceva scattare il contropiede destinato a determinare il raddoppio. Qualche metro entro la propria metà campo, Massaro lanciava Berti che superava l'ultimo difensore interista Ferri, si portava sotto misura, chiamava Zenga all'uscita e con un tocco di destro in corsa lo batteva, collocando la palla nell'angolo alla sinistra del portiere avversario. Ribadisco il parziale di Firenze 2-0 per la Fiorentina, a te Ferretti. Daniel Bertoni ha ricevuto da Celestini, Celestini sulla destra, ma in avanti c'è anche Pecci. Tentativo di scambio riuscito. Scusa Enrico, l'Inter a picco. La Fiorentina in gol per la terza volta con Passarella su punizione decretata da Pieri esattamente al secondo minuto della ripresa per un fallo subito da Berti sulle soglie dell'area di rigore nerazzurra. Batteva Passarella girando la barriera e collocando la palla nell'angolo alto alla destra di Zenga. Pertanto al secondo minuto 3-0 per la Fiorentina, te Enrico. Bene Sandro. Come segnalato con il flash su Ameri, la Fiorentina si è portata a 3 con una punizione esemplarmente battuta da Passarella e decretata da Pieri per un fallo subito da Berti ad opera di Mandorlini quasi alle soglie dell'area di rigore nerazzurra. Passarella ha saputo aggirare abilmente la barriera con un tocco molto morbido che è andato a spegnersi nell'angolo alto alla destra di Zenga. Pertanto mentre si gioca il quarto minuto e 30 secondi qui al Comunale di Firenze, i viola sono in vantaggio sugli interisti per 3-0. Vi ricordiamo la successione delle reti: Passarella sul rigore al 27esimo, Berti al 45esimo e ancora Passarella su calcio piazzato, questa volta su punizione al 47esimo. Adesso c'è un calcio piazzato in favore dell'Inter, lo va a battere Fanna. Breve rincorsa e quindi parabola di destro, esce di pugno Galli, tenta il recupero Beppe Baresi, si porta al tiro, rimpallato, recupera palla Monelli, avviato l'ennesimo contropiede viola, Monelli in attacco affiancato sulla sinistra da Massaro e sulla destra da Berti, viene fermato fallosamente dall'intervento di Beppe Baresi, termina a terra, nuova punizione in fuori di viola. Vediamo nel frattempo gli schermenti, l'Inter con Zenga tra i pali, Ferri libero, Mandorlini fluidificante, Bergomi e Colovati sull'uomo, Beppe Baresi laterale a sostegno, Fanna ala di raccordo, Cucchi e Bredi interni e Altobelli e Rummenigge di punta. Nella Fiorentina davanti a Galli, difensore che marca un suono Gentile e contratto. Pin sta sulla punta centrale, il difensore di appoggio però è Gentile che agisce su Fanna mentre il libero è Passarella, in mediana di spinta è Oriali. I tornanti Berti e Massaro, gli interni Onorati e Battistini, la punta Monelli. Punizione, ancora Passarella la battuta, questa volta siamo ai 30 metri. Appoggia in linea all'interno del terreno verso Onorati, finta dal giovane viola e poi palla sulla testa sotto misura, può intervenire tranquillamente Fanna. Nella tribuna centrale, accanto ai massimi dirigenti viola, il presidente dell'Inter Pellegrini, il vicepresidente federale Cestani e uno degli esponenti del settore tecnico di Coverciano, Lachini, che si accinge a raggiungere il Kenya per definire le modalità dell'intervento al torneo di Viareggio della rappresentativa caniota per garantire appunto alla competizione versiliese una partecipazione inedita quanto significante. Attacca nel frattempo l'Inter da Beppe Baresi verso Fanna, finta a beneficio di Bredi che non intuisce l'intenzione del compagno. Scatta ancora l'azione di rimessa da viola con Massaro, affiancato da Monelli e da Onorati, troppo lungo il passaggio per Onorati. Svanita questa opportunità offensiva per i viola. Al settimo minuto 3-0 per la Fiorentina, a te Ferretti. Il 16esimo della ripresa, la situazione è invariata con la Fiorentina sempre in vantaggio per 3-0. Un minuto fa fallaccio di Beppe Baresi ai danni di Massaro e conseguente punizione del centrocampista interista. Salgono quindi a 4 i cartellini gialli, hanno riguardato nell'ordine Altobelli, Gentile, Ferri e appunto Beppe Baresi. Rinvio di Galli da fondo. La palla si alza oltre, si vai.
Vai. Rompo qui da Torino, Torino in vantaggio al 18esimo con un gol realizzato dal difensore Rossi. A te, Sandro. D'accordo, adesso riprendiamo la linea, concludiamo il racconto di questo tentativo offensivo di Viola. Orientato su Onorati, il giovane centrocampista dei Groppi ha spostato la manovra sulla destra a beneficio di Berti, autore del raddoppio a Viola. Palla a Battistini, tentativo di servizio verso Manelli, non riuscito perché interviene tempestivamente Mandolini e libera. Siamo giunti al 17esimo a Firenze della ripresa, 3-0 per la Fiorentina, la situazione a te olimpico. Pertanto il Napoli conduce per una rete a 0 e cediamo la linea a Firenze. L'annuncio di Emerita al San Paolo è stato salutato ovviamente da un grande boato degli spalti fiorentini, mentre la squadra viola è sempre in vantaggio, vi ricordiamo, sull'Inter per 3-0. Nel frattempo Castagnera ha provveduto ad effettuare una sostituzione mandando in campo Marangon con il numero 14 3 minuti fa in sostituzione di Mandrolini. Azione dell'Inter, Fanna si porta alla linea della rigore, serve Altobelli, colpo di testa di quest'ultimo, interviene sotto misura Rummenigge, era comunque in fuorigioco il tedesco, interviene Pieri, anzi Altobelli, interviene Pieri e comanda la relativa punizione in favore della squadra di casa. Al 27esimo a Firenze, Fiorentina sempre in vantaggio per 3-0. A te Claudio. Pieri fischia in questo istante il termine della partita, le squadre si ritirano dal terreno di gioco, Fiorentina batte Inter 3-0. A te Ferretti. Andiamo con i commenti, Sandro Ciotti da Firenze. D'accordo Portoluzzi, ribadisco il finale di Firenze, la Fiorentina ha superato l'Inter per 3-0. A Firenze è accaduto qualcosa che nel nostro campionato si verifica piuttosto raramente, in un incontro che opponeva cioè squadre entrambe di vertice, a quella di casa è stata pressoché costantemente concessa la possibilità di agire di rimessa, di assumere, vale a dire, l'atteggiamento tattico più comodo. E la circostanza, sia chiaro, non si è verificata a partire dal vantaggio acquisito sul rigore da Viola al 27esimo, il che avrebbe potuto essere plausibile, ma si è verificata sin dalle battute d'avvio, con l'Inter sconsideratamente sbilanciata in avanti nell'ansia di conquistare il vantaggio e la Fiorentina abile nel contenimento quanto prontissima nel far scattare il contrapiede. Ovviamente questa situazione dopo il vantaggio viola ha finito per accentuarsi con conseguenze disastrose per una difesa interista che oltretutto il filtro inadeguato del centrocampo costringeva fatalmente a qualche fallosità di troppo, mentre nel frattempo lo stesso centrocampo non garantiva da Altobelli e Rummenigge, peraltro efficacemente controllati da pinna e contratto, rifornimenti che fossero effettivamente utili. Tanto è vero che peraltro nel finale, cioè il risultato già acquisito, gli unici pericoli per Galli sono venuti da una punizione di Predi e da uno spunto personale di Fanna. Dal suo canto la Fiorentina ha giocato una gara semplicemente esemplare per disciplina tattica, capacità di accelerazione e brillantezza di spunti, il tutto ovviamente consentito da una freschezza atletica che ha naturalmente i suoi campioni negli elementi più giovani come Orati e Berti, forse il nuovo Domenghini quest'ultimo, nonché nel sempre splendido Massaro. Accanto a questo trio da ricordare anche le prove dei veterani come Passarella e Gentile, mentre nell'Inter Fanna e Bergomi sono sembrati meno censurabili. Ammoniti Altobelli, Gentile, Ferri e Beppe Baresi, sostituiti al 68esimo Mandorlini con Marangon e al 77esimo Cucchi con Selvaggi e Onorati con Carobbi. Le reti: al 27esimo Passarella su rigore, al 45esimo Aperti, al 47esimo ancora Passarella su punizione. Ha diretto Pieri davanti a Spalti Cremiti. Vi ricordiamo ancora il risultato finale: Fiorentina 3-0 e giriamo la linea a Ferretti.